Regione Toscana, il Consiglio approva il rendiconto finanziario 2023. L'Aula si esprime a maggioranza con 24 voti favorevoli e 13 contrari. Arte, presentata la campagna social Toscana Contemporanea del Consiglio regionale, che rende la Toscana un grande museo a cielo aperto. Eventi, torna la magica atmosfera di Medioevo nel borgo, la manifestazione che si svolge da oggi 2 agosto fino al 4 a Rocca Tederighi. Il rendiconto generale per l'anno finanziario 2023 della Regione Toscana ha ricevuto 24 voti favorevoli del Partito Democratico e Italia Viva e 13 voti contrari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto, Merito e Lealtà. Ad illustrare la relazione è il vicepresidente della Commissione Controllo, Andrea Pieroni, del PD. Il rendiconto di quest'anno conferma e rafforza un trend positivo nelle situazioni finanziarie della Regione. Intanto partiamo col dire che l'avanzo di gestione dell'esercizio 2023 raggiunge il tetto del 1.977 milioni, quindi questo testimonia una gestione attenta, oculata ed efficiente. C'è un trend altrettanto positivo che ormai è datato circa 8 anni, dal 2015, che riduce sensibilmente lo sbilancio, uno sbilancio che però deriva da normative che fino al 2015 consentivano, ecco, di poter utilizzare le risorse disponibili in cassa per fare investimenti. Ecco, sono gli investimenti, credo, la parte qualificante del rendiconto, perché c'è un'inversione di tendenza: si riduce la spesa corrente, aumenta la spesa di investimento. È vero, si fanno più mutui, aumenta leggermente l'indebitamento, che comunque sta sotto la soglia dei limiti stabiliti dalla legge. Gli investimenti vuol dire interventi in infrastrutture a sostegno dell'economia, a sostegno delle comunità, significa quindi mettere risorse per lo sviluppo economico e dei territori, e questo è il compito della Regione. Quindi il giudizio che noi diamo sul consuntivo, sul rendiconto 2023, è un giudizio positivo. Abbiamo accolto l'eccezione della Corte dei Conti ad una leggerissima correzione di 17 milioni su un ammontare complessivo di valori finanziari pari a 14 miliardi, quindi ripeto, una correzione di 17 milioni su 14 miliardi complessivi, solo perché c'è una interpretazione della Corte dei Conti per cui non possono essere scaricati sul bilancio sanitario gli oneri finanziari relativi ad investimenti in sanità. Ma di investimenti in sanità questa Regione ne ha fatti molti, moltissimi in questi ultimi anni: gli interventi sugli ospedali, sul rafforzamento della sanità territoriale, su apparecchiature e strumentazioni di avanguardia per garantire proprio quei LEA, quei livelli essenziali di assistenza, che vedono la Regione sul podio delle migliori regioni italiane. Quindi con questi elementi, con queste valutazioni, il Partito Democratico ha votato in maniera convinta il rendiconto, appunto nella convinzione che siamo sulla linea giusta di messa in sicurezza dei conti della Regione Toscana. Il presidente della Commissione Controllo, Alessandro Capecchi, Fratelli d'Italia, ha rilevato che in occasione della parifica da parte della Corte dei Conti il presidente Gianni è stato camaleontico. I problemi però rimangono, il disavanzo complessivo rimane uno dei più alti in Italia, la cassa diminuisce di circa 300 milioni rispetto allo scorso anno. Ma
La Regione Toscana e il Presidente Gianni in particolare continuano a suonare come l'orchestra del Titanic, perché nonostante il miglioramento del disavanzo e passa da 3 miliardi e mezzo di euro a 1,2 miliardi nel giro di 10 anni, in realtà la Corte dei Conti ha messo a nudo tantissime contraddizioni interne, un perimetro della spesa sanitaria che non diminuisce, anzi continua tendenzialmente a crescere e va all'82% complessivo delle spese del bilancio regionale, la gestione del personale è poco trasparente e poco efficace, addirittura la Corte dei Conti ha messo in evidenza che su alcune aziende partecipate la Regione Toscana ha fatto delle leggi per violare gli stessi limiti di assunzione che si era imposta per tenere sotto controllo i conti pubblici, e poi sulle società partecipate c'è una situazione molto pericolosa che riguarda ovviamente non solo la società Termini Montecatini, che sappiamo è in concordato ma che è già costata 11 milioni di euro di svalutazione, ma anche Fidi Toscana e Firenze Fiera non se la passano benissimo. È una situazione molto complessa a fronte della quale il Presidente Gianni in realtà ha detto va tutto bene, madama la Marchesa. Il vicepresidente della Commissione Sanità, Andrea Ulmi, gruppo misto Merito e Lealtà, ha precisato che nella parifica la Corte dei Conti non approva alcune poste e dice che la Regione non considera con le dovute attenzioni le proprie partecipate. Diciamo che quello che è stato detto dalla Corte dei Conti e da persone sicuramente che sanno leggere i numeri, è emerso che ci sono delle incongruenze. Ora poi che il nostro Presidente della Regione e la maggioranza la faccia passare come dei bigliettini di auguri, mi sembra veramente eccessivo. Non sono le cose con cui io mi gestisco meglio, però quello che posso capire e che posso leggere è che comunque la Corte dei Conti evidenzia delle criticità che nella parificazione non vengono comunque tenute in conto e che lei ribadisce, che poi le nostre partecipate sono partecipate da cui potremmo ottenere qualche cosa di più, non tanto come dividendi, ma dando delle impronte, perché comunque siamo soci importanti, ecco. Siamo di fronte a una costante negativa, interviene Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia, a un disavanzo che non riusciamo a colmare, legato a parametri che non riusciamo a correggere. Le valutazioni sono critiche, ma per il semplice fatto che ormai dall'inizio di questa consiliatura non vediamo un cambio di passo, anzi vediamo purtroppo un costante ricorso all'indebitamento, un indebitamento che poi non si traduce in investimenti visibili e concreti o quantomeno in una semplificazione, in un'accelerazione in quella che è, diciamo, la quotidianità poi, no, di ciò che dovrebbe essere realizzato. È una regione che continua a ricorrere ai mutui, è una regione che non ha ancora ben chiaro cosa significa programmare, cosa significa anche e soprattutto, ad esempio in sanità, riuscire a dare un'organicità rispetto a quelle che sono le risorse a disposizione e la pianificazione sul loro impiego. È una regione che oggi stenta a decollare dal punto di vista del PNRR, che pur rappresenta una sfida importante, e anche dell'utilizzo dei fondi, così come l'utilizzo dei fondi europei, dei fondi di sviluppo e coesione, perché è una regione che non riesce davvero a veicolare con semplicità e velocità anche il potenziale di liquidità che avrebbe a disposizione in questo momento proprio per effetto di questo importante traino. Quindi sostanzialmente abbiamo anni in cui non si sono fatte scelte coraggiose. L'ultima che aggiungo riguarda le società partecipate. Noi abbiamo ormai da tempo rinunciato ad essere attori importanti come Regione Toscana in settori strategici, penso a tutto il sistema aeroportuale, a Toscana Aeroporti, dove abbiamo una partecipazione irrisoria. Oggi il settore aeroportuale è un settore strategico e che fa utili. Noi ci ostiniamo ancora a voler tenere partecipazioni in situazioni critiche, l'80% della nostra liquidità è allocata in società partecipate che non hanno oggi più una redditività, e quindi tutto questo determina una situazione di squilibrio che impedisce poi a questa regione di correggere il proprio disavanzo, perché questa è la questione. Se non riusciamo a correggere il nostro disavanzo in prospettiva, noi non avremo un sistema più sostenibile.
adesso sentiamo il commento di Massimiliano Baldini della Lega. In politica si può dire tutto il contrario di tutto, anche di fronte ai numeri a volte, ma di fronte alla Corte dei Conti diventa veramente risibile. La Corte dei Conti è stata assolutamente chiara nel mettere in evidenza come il disavanzo di amministrazione, che è un disavanzo per il rendiconto generale 2023, è un disavanzo molto importante, 1.200.000.000 che verrà poi, come dire, risistemato a seguito della riperimetrazione in virtù di quello che riguarda l'aspetto sanitario. È uno dei più importanti in Italia, desta profonda preoccupazione, lo dice la Corte dei Conti, non lo dice la Lega o il centrodestra, per poi aprire a quello che è il passaggio principale, cioè una preoccupazione assoluta che riguarda la questione sanitaria, perché oggettivamente di fronte al tema del perimetro di bilancio sanitario, dove la Regione Toscana utilizza una modalità di spesa che non è corretta e l'ha messo in evidenza la Procura della Corte dei Conti e la Corte dei Conti, tant'è vero che dovrà essere, come dire, riequilibrata anche quella partita, perché non si possono utilizzare quelle risorse nell'ambito del perimetro sanitario, e è già la seconda volta che la Regione Toscana lo fa, ed è già la seconda volta dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che viene richiamata in sede di parifica. Ebbene, siamo di fronte a un quadro dove dal punto di vista dei conti la situazione è davvero davvero difficile, e in Consiglio regionale il Partito Democratico ci ha raccontato tutta un'altra storia a cui non crede nessuno. E adesso sentiamo le parole di Stefano Scaramelli di Italia Viva. Un giudizio positivo, la tenuta dei conti della Regione Toscana è un elemento importante, non nascondiamo le difficoltà, le criticità che sono emerse nel corso di questi anni, però c'è un elemento di tenuta positivo che ci trova convintamente a sostegno di questa maggioranza, a sostegno del lavoro che viene svolto dalla Giunta regionale. È evidente una differenza di punti di vista, di vedute, se pensiamo alla questione che riguarda le tasse e non solo. Da parte nostra un'attenzione massima a non gravare mai sui cittadini toscani rispetto all'equilibrio dei conti, con la possibilità di andare a ricercare le risorse anche in altri settori. Quindi restano dei punti di differenza fondamentali, ma nel contempo un elemento di convergenza importante che ci porta a votare convintamente il rendiconto di gestione, e questo è un elemento che consolida la tenuta della maggioranza nel quanto riguarda la Regione Toscana. Sentiamo il commento di Giacomo Bugliani del PD. Come noto, ogni anno il Consiglio regionale approva il rendiconto e lo fa dopo il giudizio di parificazione presso la Corte dei Conti. Quindi anche quest'anno, a seguito del giudizio di parifica condotto presso la Corte dei Conti, è stato approvato il rendiconto e si è reso necessario procedere ad un assestamento del bilancio di previsione per il 2024. Si tratta quindi di un'operazione di carattere tecnico, ma estremamente importante, perché ha lo scopo di trasformare in dati effettivi quei dati che erano stati inseriti nel bilancio di previsione soltanto in via presunta. Soprattutto sono due gli ambiti nei quali si è intervenuto attraverso la manovra di assestamento. Da una parte abbiamo il problema del debito autorizzato e non contratto, che ha presentato un risultato inferiore rispetto a quello che era stato presunto, quindi dai 700 milioni che erano stati appostati in via presunta si è passati a una rideterminazione più puntuale all'incirca di 632 milioni. Così come l'altro aspetto sul quale è inciso la manovra di assestamento è quello dell'avanzo vincolato, che ha cambiato notevolmente i dati inseriti nel bilancio previsionale per oltre 250 milioni. Si tratta quindi di un intervento di carattere tecnico conseguenziale all'approvazione del rendiconto, rispetto al quale il Consiglio regionale si è espresso con voto favorevole a maggioranza. E adesso il commento da parte del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il bilancio della Regione Toscana, lo dice anche la Corte dei Conti, è un bilancio solido,
un bilancio che nel tempo è migliorato. Certo, evidentemente, se avessimo avuto quelle che erano le decisioni della consulta relativamente al payback, con avendo potuto fare prima della parifica quello che abbiamo fatto nel rendiconto e nel successivo assestamento e che faremo la variazione di bilancio, il nostro bilancio sarebbe ancora più solido. C'è un tema però di fondo che riguarda i servizi che noi offriamo alle persone, in particolare i servizi di sanità di prossimità. Noi abbiamo bisogno che, oltre alle risorse che arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per realizzare le case di comunità, ci siano risorse aggiuntive per poter dare risposte al personale medico, infermieristico, sanitario. Noi abbiamo bisogno di avere più personale per dare servizi e risposte migliori ai cittadini. Noi siamo orgogliosi della nostra sanità, sappiamo però che possiamo migliorare sulle questioni che riguardano le liste d'attesa e riguardano gli accessi al pronto soccorso, però per farlo serve che quella norma che noi abbiamo approvato, con cui si chiede che il 7,5% del finanziamento, che le risorse, diciamo il finanziamento sanitario, il fondo sanitario regionale preveda che almeno il 7,5% del prodotto interno lordo venga dato alla sanità pubblica, e questa è la sfida che abbiamo davanti. Io mi auguro che il governo voglia accoglierla. Non è un tema di battaglia politica in gioco, ma o finanziamo di più la sanità pubblica oppure rischiamo di togliere servizi ai cittadini. Al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, le conclusioni. Il giudizio della Corte dei Conti è positivo. La nostra è una delle situazioni migliori ed è sempre migliore. Il disavanzo strutturale diminuisce. Ma io sono molto orgoglioso perché il rendiconto 2024 ha portato dal 2015 al 2024, in 9 anni, a ridurre il nostro disavanzo da 3 miliardi e mezzo a 1 miliardo e 2. L'abbiamo ridotto a un terzo di quello che era. E contemporaneamente ha visto nelle società partecipate, sempre messe sotto accusa, sotto rilievo, in realtà la somma dei loro utili è superiore ai 10 milioni, 10 milioni e 470. E contemporaneamente ha visto quanto gli interventi sulla sanità in realtà siano stati opportuni, e gli stessi oneri di ammortamento sui mutui che vengono passati dal fondo sanitario regionale al bilancio ordinario arrivano quando sono diminuiti da 96 milioni a 17 milioni. Quindi è una buona condotta contabile e finanziaria dei conti da parte della Regione Toscana, che ci fa essere orgogliosi. È stata presentata in una conferenza stampa al Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso la campagna social del Consiglio regionale per l'estate 2024, Toscana contemporanea, dedicata ai luoghi d'arte contemporanea all'aperto, all'arte urbana e ai parchi d'arte. Per i mesi di agosto e inizio settembre parte dunque la nuova campagna social sui canali del Consiglio regionale dal titolo Toscana contemporanea, ha detto Antonio Mazzeo, presidente dell'Assemblea Toscana, dedicata all'arte urbana che rende la Toscana un grande museo a cielo aperto. L'arte urbana rende la Toscana un grande museo a cielo aperto. In questi anni abbiamo deciso di investirci tanto, vorremmo continuarlo a fare anche nel futuro. In questo c'è l'idea della Toscana diffusa, queste opere uniche, stupende, dai piccoli borghi della Garfagnana fino a Pisa, a Firenze, riescono a raccontarci una Toscana in grado non solo di vivere nella bellezza del suo passato, ma anche di raccontare il presente, e farlo con un'arte moderna, un'arte più vicina alle persone, in grado anche di creare socialità. Toscana contemporanea è tutto questo. Negli scorsi anni abbiamo deciso di raccontare la Toscana dei piccoli borghi, la Toscana dei parchi. Quest'anno invece raccontiamo la Toscana dell'arte di strada, la Toscana dell'arte vicina alle persone, e chiediamo alle cittadine e ai cittadini della nostra regione, e non solo, anche ai tanti turisti, di andare a scoprire quante meraviglie ci sono nella Toscana diffusa. La collaborazione con il Consiglio regionale va avanti ormai da 3 anni, ha detto il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo.
la collaborazione va avanti ormai da 3 anni, quest'anno il tema è l'arte contemporanea e Fondazione accompagna il Consiglio come su tante altre attività, ma in questa con particolare interesse perché l'arte contemporanea è molto diffusa in Toscana, dalle grandi città ai piccoli borghi, ci sono opere anche nella campagna, quindi la campagna di fotografica rappresenta bene questa diffusione. Poi accompagneremo con tutti i sistemi di comunicazione, quindi dei video, dei reel, e dei format informativi su tutti i nostri sistemi, quindi non solo quelli a fini turistici come Visit Ascani, ma anche quelli proprio a fini informativi e comunicativi con la redazione di In Toscana e tutti gli strumenti social e la redazione del Consiglio. Accompagneremo questa manifestazione che serve a far vedere come la diffusione dell'arte contemporanea coniuga bene l'identità della Toscana fra antico, storia, cultura, radicamento e al contempo la contemporaneità che coniuga l'identità toscana in maniera innovativa. Ogni primo fine settimana di agosto Rocca Tederighi si catapulta in un viaggio senza tempo, immergendosi nel suggestivo scenario del Medioevo nel cuore del borgo. Le botteghe riaprono le porte, i residenti si trasformano nel contesto dell'epoca. Le stradine antiche raccontano storie di contadini sfiniti, pellegrini pensierosi e mercanti astuti, ciascuno esibendo con orgoglio tessuti pregiati, oggetti d'arte e strumenti essenziali per la vita quotidiana. È un'immersione totale nel fascino e nella vivacità del passato, un'esperienza che incanta i sensi e affascina l'anima di chiunque si unisca a questa celebrazione unica nel suo genere. Si inizia oggi, venerdì 2 agosto, con l'apertura delle porte medievali e inizio spettacoli nel centro storico. Il gran finale, poi, sarà domenica 4 agosto. La Toscana è una terra che riesce ad attirare turisti nelle grandi città e nei piccoli borghi, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. La Toscana è una terra in grado di attirare dalle grandi città ai piccoli borghi, dalle colline al mare, milioni di turisti durante questa estate. È bello sapere che ogni territorio è in grado di produrre tanta rappresentazione della nostra identità, della nostra storia. Questo è un caso emblematico. Rocca Tederighi, uno dei luoghi più belli della nostra regione, torna nel Medioevo. Lo fa dal 4 al 6 di agosto, provando a raccontare l'identità di un territorio, l'arte, la storia, la cultura, la bellezza, e lo prova a fare anche attraverso arte di strada, provando a coinvolgere le energie migliori. È un modo per far conoscere quanta bellezza c'è nella nostra Toscana diffusa, e per questo è un impegno che mi sono preso, cercare di dare voce a quei territori che offrono tanto, possono offrire tanto, che forse sono meno noti di altri, ma non meno belli. Una tradizione consolidata da molti anni di una rassegna che fa rivivere in un borgo della Maremma l'atmosfera medievale, ha detto la consigliera regionale Donatella Spadi. Medioevo nel borgo è una tradizione che si è ormai considerata consolidata, sono quasi 30 anni che il borgo di Rocca Tederighi, tra l'altro un borgo veramente molto bello e caratteristico, tipico della Maremma, di quelli che sono i borghi della Maremma, dove si diciamo rivive per 3 giorni, si ricrea quell'atmosfera che è quell'atmosfera medievale. Un'atmosfera che negli anni diciamo è piaciuta moltissimo e attira un sacco di turisti grazie anche all'impegno delle persone che ci mettono per questa ricreazione appunto del borgo medievale. Una manifestazione a cui sono particolarmente legato e che raccoglie migliaia di visitatori da tutta la regione, ha detto l'assessore regionale Leonardo Marras. Ormai è un appuntamento fisso a cui io sono particolarmente legato per la mia storia, le mie origini e l'affetto che tutto il paese, verso tutto il paese dobbiamo nutrire, perché tutti sono impegnati in questa manifestazione che accoglierà migliaia e migliaia di persone anche quest'anno.
e rinnovato, perché ovviamente ogni anno ci sono sempre delle novità, e quindi l'invito è che in quei giorni ci sia tanta gente da tutta la Toscana, venite perché è un momento davvero importante e non ve ne pentirete. A Roccate dei Righi si torna indietro nel tempo in un'epoca di dame, cavalieri, artisti di strada e giocolieri, ha detto il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola. Allora, 30 anni dalla prima edizione di questa splendida manifestazione con cui a Roccate dei Righi si ritorna indietro nel tempo, nel Medioevo, in un'epoca di dame, cavalieri, artisti di strada, giocolieri, giullari. Si resiste nel tempo grazie a una comunità che è molto forte, grazie a una Proloco che è capace di ogni anno di coinvolgere tanti giovani. Il Medioevo nel Borgo, oltre a essere una bellissima festa, è anche una tradizione importante che affonda le radici nella storia del paese, ma è talmente attuale che sa attrarre le nuove generazioni e quindi rafforza il senso di appartenenza alla comunità a partire dai più giovani. In questa rassegna abbiamo richiamato tutti i nostri amici che hanno partecipato alle varie edizioni di Medioevo nel Borgo, ha detto Giulio Galdi, presidente della Proloco. Quest'anno lo possiamo considerare come un the best of, perché abbiamo richiamato tutti i nostri artisti amici che sono appunto con noi dal primo anno di edizione della nostra festa, e quindi cerchiamo di fare il nostro compleanno.